arriva il primo cambio del match, disposto dal tecnico di casa Leopoldo Capusso, con il capitano Carlos Eduardo Gemelli che va a rilevare l'autore della seconda rete, Pedotti, da Fornari all'indietro Campagnaro, tocca il suo primo pallone Gemelli, Campagnaro sulla destra, lo scambio con Fornari, chiamato in causa ancora Gemelli, il suo tentativo, la posizione impossibile, ci mette i guanti Guisande e guadagna comunque un fallo laterale in zona d'attacco il Biceglie. Ancora un tiro da parte di Cavasin, rimpallato in out da Bearzi, Cantagalo, Fornari il suo sinistro, trova l'opposizione da parte di Lanconi, Ciuscia Zaramello in becca sulla destra Gemelli, Campagnaro per Fornari, ancora Campagnaro caparbiamente, ci mette la punta del piede Danilo Lanconi. Solare questo calcio d'angolo che tuttavia la coppia arbitrale non assegna, era stato davvero netto il tocco con la punta del piede di Lanconi, non se ne sono accorti i due arbitri che quindi non hanno assegnato il corner alla formazione di casa. Ci sono ora proteste da parte di Leopoldo Capusso e Fornari, richiama alla calma l'arbitro, battuto questo calcio di punizione nella propria metà campo, Michele che ha commesso la sua prima infrazione. 1-1 il conto dei falli quando sono trascorsi poco più di 7 minuti, padroni di casa in vantaggio 2-1 davanti ai campioni d'Italia dell'Arzignano che ora impostano con Bearzi. Pallone finisce sui piedi di Pinia, è affrontato da Simon in seconda battuta da Gemelli, contrasta efficacemente la manovra degli avversari. Simon è entrato in campo al posto di Fornari, Bearzi del cerchio di centrocampo, su di lui c'è proprio Marcel Simon, Pinia, lo scambio con Bearzi, ancora Pinia, uno dei giocatori più talentuosi del massimo campionato, e poi c'è un errore marchiano commesso da Danilo Lanconi. Si appresta il Biceglie ad effettuare un nuovo cambio con il numero 7 Tiago Lunardi, 2 gol per lui finora in campionato, va a rilevare Ezequiel Cavasin, ottimo il suo avvio di gara. E ora lascia spazio a Lunardi con la maglia numero 7. Torniamo in cronaca, da Simon a Campagnaro, ancora Simon, allarga il pallone sulla destra per Lunardi, all'indietro Sciuscia Zaramello, il suo lungo lancio alla volta di Gemelli, e poi arriva un tiro d'angolo, non riesce a mantenere il pallone nel rettangolo di gioco Javier Guisande. Si alza l'incoraggiamento da parte del pubblico di casa, e ancora lo shoot di Gemelli, attenzione al contropiede con Fabrizio Amoroso, 26enne pivot milanese, 2 volte capocannoniere, una rosa davvero stellare quella dell'Arzignano. Amoroso che tra l'altro è anche l'attuale capocannoniere del massimo campionato con 9 reti realizzate in 6 gare. Lunardi per Campagnaro, Gemelli, ancora Campagnaro, manovra in maniera assai rapida la squadra di casa, ora è Simon il tiro, e il pallone colpisce l'incrocio dei pali alla sinistra di Guisande e finisce sul fondo. È un Biceglie che sinora sta interpretando magistralmente questo match davanti ai campioni d'Italia dell'Arzignano. Ancora un cambio per i padroni di casa, pronto a fare il proprio ingresso Francesco De Cillis, classe 85, bicegliese doc. E ora il pallone non
è mantenuto in gioco da Pinilla. Regala la rimessa quindi alla squadra di casa, da Campagnaro a Lunardi. Poi Gemelli per Simon, ancora Gemelli. Allarga il gioco sulla sinistra per Rodrigo Anselmo Campagnaro. E poi il tiro di Gemelli al limite dell'area, Marcel Simon. Ha provato l'assist per il capitano nerazzurro. Non si sono intesi due. Pallone sul fondo da Ghisande ad Amoroso per il neo entrato Caruso, Hernan Gabriel Caruso, classe 75, argentino, così come l'allenatore dell'Arzignano, che ricordiamo è Fabian Sergio Lopez. Ora imposta il gioco l'Arzignano con Caruso, su di lui rinviene Marcel Simon, pallone per Amoroso, la conclusione non inquadra lo specchio della porta. Si salva in questa circostanza il quintetto di casa, 10 minuti e 9 secondi all'intervallo. Biceglie 2, Arzignano 1. Gemelli, Lunardi, lateralmente per Marcel Simon, prolunga il gioco sulla destra. Lunardi è affrontato in maniera fallosa da Caruso e arriva quindi la seconda infrazione a carico dell'Arzignano. In questo caso puntualmente fischiata dagli arbitri, che sono i signori Priola e Bulugiu, entrambi della sezione di Cagliari, cronometrista Devarti di Foggia. Si appresta la battuta di questo calcio piazzato dalla destra Carlos Gemelli. Intanto ha fatto il proprio ingresso sul parquet del Paladomen anche De Cillis. Gemelli, il rasoterra, trova il piede di un avversario. Resta in zona d'attacco la squadra di Leopoldo Capurso. All'indietro Lunardi, senza rischiare, per Zaramello, il colpo di testa di Amoroso. Poi interviene De Cillis, ancora un colpo di testa De Cillis, Simon, De Cillis, pallone in aria, Simon prova a sottrarlo, senza fortuna Caruso. Poi lotta caparbiamente recuperandolo, ancora De Cillis sulla verticalizzazione di Gemelli, ma c'era già stato un fallo sanzionato dagli arbitri a danno dell'Arzignano. Sale a 3 quindi il numero delle infrazioni, un solo fallo commesso finora dai padroni di casa, che usufruiscono di un nuovo tiro franco con Carlos Gemelli. Per Lunardi il suo destro, la parata di Ghisande, Biceglie pericolosissimo, ancora una volta De Cillis, Gemelli interviene regolarmente in questa circostanza, il giocatore dell'Arzignano. Manovra a carro.